Riuscirà finalmente a incontrare il ministro Barca prima o poi? Ma spero di sì, dopo diversi tentativi, diverse richieste sia attraverso la segreteria telefonica sia richieste scritte che ho mandato a Roma su singole problematiche, però purtroppo da gennaio non riesco ad avere un colloquio diretto con il ministro. Spero che in questa fase sia dovuto al fatto della campagna elettorale, ma immagino che il giorno dopo sicuramente ci potremo sedere su diverse problematiche. Ve ne accenno solo due che per la provincia sono di vitale importanza, per la provincia e per la ricostruzione: il problema del genio civile che in regione Abruzzo viene gestito dalle province, e il problema del finanziamento del palazzo ex prefettura, che ormai è arrivato in diritto d'arrivo. Ho firmato anche il decreto finale della procedura amministrativa che è in corso di pubblicazione sul Bura, per cui se si definisce questo benedetto finanziamento potremo partire con la gara. Oggi lei si è schierato per la prima volta di fianco proprio a Giorgio De Matteis, preferendolo a Massimo Cialente, perché? Ma non sono io che mi sono schierato, ma è il PDL che si è schierato. Dopo attenta analisi e valutazioni che sono state fatte nella scorsa settimana, riteniamo che sia giusto per il PDL schierarsi a fianco di Giorgio De Matteis per far fronte ad un'esigenza che viene dal territorio, perché io sono convinto che dopo l'esperienza del post-sisma con il governo Cialenti, una nuova amministrazione guidata dal governo Cialenti sicuramente non farà il bene del territorio. Giorgio De Matteis, sul documento dei tre esperti che approva il piano di ricostruzione dell'Aquila, qual è la verità? Beh, la verità è una verità inquietante, è una verità incredibile da credere. Cialente afferma pubblicamente durante una trasmissione televisiva che esisterebbe questo documento, un documento redatto da questi tre esperti nominati dal ministro Barca. Questo documento non lo dobbiamo conoscere, perché dice Cialente che il ministro gli ha impedito di farlo sapere. Già questo è gravissimo. Questo documento, dice Cialente, non glielo ha dato Barca, però paradossalmente dice che Barca gli ha detto di non farlo sapere. Dalla segreteria di Barca nei confronti del commissario di governo arriva una totale smentita. Non esisterebbe questo documento. Siamo di fronte a una situazione gravissima. Interrogheremo pubblicamente il ministro Barca attraverso i parlamentari per capire che cosa sta accadendo sulla pelle degli aquilani. Questo documento, il piano di ricostruzione, l'atto fondamentale per la ricostruzione della città, prevede la legge debba essere verificato, controllato con le osservazioni dagli ordini professionali, dalla città. Questo è accaduto, ma Cialente non ne ha tenuto assolutamente conto, cioè tutte le osservazioni non sono state valutate, non sono state considerate, e irritualmente si manda questo documento al ministro Barca, il quale nomina tre esperti che dovrebbero valutare questo piano di ricostruzione che non si ritiene da parte di Cialente debba essere valutato dagli aquilani. Cosa sta accadendo? Chiediamo a questo punto al ministro Barca. Che ruolo sta svolgendo il ministro Barca in questa situazione? È mai possibile che Cialente dica che il ministro gli ha detto di non dire nulla di questo documento, e questo documento poi afferma Cialente non essere stato trasmesso dal ministro stesso? Come l'ha avuto Cialente? E se non l'ha avuto dal ministro Barca, come fa a dire che Barca gli ha detto di non dire nulla? Cioè, che sta accadendo sulla pelle degli aquilani, sul prossimo futuro? Credo sia gravissimo quello che sta accadendo. Barca deve immediatamente rispondere, farci sapere che sta accadendo e soprattutto spiegare, se esiste questo documento, per quale motivo il commissariato di governo, che deve dare l'intesa, non è stato non solo informato, ma neanche l'ha ricevuto, e perché lo ha ricevuto solo il sindaco Cialente. Scusate, ma la ricostruzione è un problema di un partito? E basta? Oppure la ricostruzione dell'Aquila è un problema degli aquilani? Questo è grave, questo è singolare, questo è inquietante. Chiediamo una risposta immediata prima del voto, perché vogliamo sapere qual è il ruolo sull'Aquila del ministro Barca e dei suoi amici.